Namaste, io sono East Brave, bentornati a un altro episodio di Katana Zero. Facciamo pure continue e continuiamo da dove eravamo, ma volevo mostrarvi da qua effettivamente il fatto che abbiamo questa selezione di cassette bellissime per i vari schemi. E probabilmente questo episodio lo farò finire leggermente prima rispetto agli altri, perché così siamo un pochino più in linea. Perché se vedete, quando inizio lo schema della prigione, che è quello che affronteremo oggi, guardate da che punto mi va a mettere. Perché vediamo, bello, bellissimo, perché posso scegliere B, beginning o end. Quindi posso iniziare, ma inizia dal sogno e finisce con la sessione. Se invece ad esempio seleziono il club, vediamo un attimo se mi dice anche le parti intermedie. Sì, infatti il beginning, quindi il sogno, la situazione con lo psicoterapeuta, la missione vera e propria e poi il landing da questa parte. Quindi sono fatti in questa maniera. Vediamo anche gli altri, giusto per correttezza. Questo qua inizia sempre dal sogno, vedete, psicoterapia, poi quando arriviamo al hotel e poi quando andiamo a dormire, e poi la factory uguale dovrebbe essere. Sì, infatti c'è un inizio, poi la missione vera e propria e poi il finale da questa parte. Quindi anche oggi inizieremo dall'inizio della missione, cioè dal sogno. Cosa interessante, perché se vogliamo vedere degli aspetti diversi basta rigiocare la missione, quindi sarà molto semplice. In episodi bonus o qualcosa del genere vi spiegherò magari nel corso del let's play cosa fare. Quindi iniziamo di nuovo il capitolo 4 e rifaccio le stesse scelte. Quindi, come vi ricordate, era arrivato lo scienziato che dice andatevi a nascondere, sono... veniva ucciso e prendeva la bambina che lanciava sulla cosa e lo faceva diventare l'animaletto, il leviatano, e poi sparava anche a me. Quindi andiamo a parlare con psicoterapeuta. Mancano 7 giorni. Per favore, vieni a sederti. Certo. È bello vederti. L'altra sera sei stata eccezionale. Perché non volevi che parlassi con noi? Il tipo è un conosciuto trafficante di droga e sa che tu sei speciale. Capisco. Magari ci parleremo in un altro video. Te ne andrai dal terzo distretto. Sembra che stia andando molto bene. Basta che segui le istruzioni molto molto attentamente. E mi dà la medicina. Quindi è abbastanza semplice in realtà come cosa. Poi possiamo scegliere appunto anche di andare contro questo personaggio. Ma in questa cosa voglio stare proprio veramente a dirgli sempre di sì. E poi scopriremo qualcosa in più. La tua riabilitazione sta procedendo smoothly, come si dice, abbastanza bene, insomma. Presto toglieremo il dosaggio. Ti chiamano il dragone, ma tu devi stare lay low, eccetera eccetera. Quindi possiamo pure andarcene e fare la nostra missioncina, che inizia da qua. Quindi vediamo il dossier di oggi, cosa dice. Fa Yuan Urca, beh, bella faccina, 49 anni, political dissident and leaker of the redacted. Quindi è un dissidente politico e ha fatto uscire delle informazioni di redacted, che non sappiamo che cos'è quella parola, perché appunto c'è scritto sopra redacted. Dovrà testimoniare a un tribunale militare. Il bersaglio dovrà essere eliminato subito. Non è tollerato danno collaterale. Sono necessarie operazioni di stealth, quindi sotto copertura, per prevenire altre vite. Quindi devo uccidere solo lui e stare molto attento. Fa Yuan ha una cicatrice sull'occhio sinistro. Rispondiamo. Come dice, reitero, come dice il tuo dossier, devi solo uccidere Fa Yuan e gli altri non devono essere uccisi. Capito? E se avessi una scelta? Dovrebbe essere un'operazione semplice, non lasciare che accada. Capito? Bene, procedi. Ok, quindi usiamo la Y per nasconderci. Questa è la musica di oggi. Mutual Nil Prison. Ok, quindi siamo dentro una prigione effettivamente. In questo momento non mi vedono, che c'è il segnale dell'occhio.
Bella musica. Qua stiamo giù e via. Ok, intanto non mi sono fatto beccare. Siamo dentro. Però come faccio a non uccidere questo? Ah, sono già stati uccisi. Cambiato musica, tra l'altro. Urca, addirittura uno impiccato là sopra. C'è qualcuno che sta uccidendo la gente e vedo anche morti in tante maniere diverse. Questo c'è una testa per terra. Chi è che li sta uccidendo? Al posto mio. Questo addirittura appeso sul muro. Tutti hanno ucciso. Mamma mia. Questo c'ha un'altra cosa. Questo mi permette di andare più avanti, ma io voglio un attimo esplorare qua. Ah, questo mi permette di andare dietro e cercare nelle stanze, giusto? Cosa è successo? Sangue anche qua. Questo è morto abbastanza fresco. Ecco, fa Yuan, il cadavere è ancora caldo. Quindi è già stato ucciso. Dragone, sei circondato. Oh oh. Arrenditi o sarai responsabile, o risponderemo con la massima forza. Oh oh. Devo andarmene via in qualche maniera? Ah, ok, mi sparano da dentro la casa. Ok. Come faccio a sopravvivere a sta cosa? Aspettiamo che passi lui. Però se apri le porte così, discreto. Fin qua ci siamo arrivati. Non devo uccidere neanche questo. Ok, ops. Stiamo qua sopra. Super stealth, ragazzi, mi raccomando. Blocchiamoci qua, aspettiamo che passi anche questo. E poi via. Ah! Sono stato troppo, ho corso troppo. Vabbè, riproviamo. Fin qua ci riusciamo ad arrivare senza problemi. Aspettiamo un attimo. Dobbiamo aspettare qua sopra. Che lui si giri. Sono fatto beccare come un pirla. Ma perché mi sentono? Perché corro? Probabilmente. Sì, mi sentono perché corro proprio. Cioè, perché più che altro perché mi muovo. Devo aspettare che passino. Tenere premuto. Ok, con calma. Con calma, calmissima. Aspetta, aspetta.
Vai. Ah, cavolo. No, mi hanno beccato lo stesso. Ci ho provato. Piano pianino. Fermo qua. Via, 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 via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Video feed lost, tra l'altro. Bello, non riusciamo a vederci. Quindi sono loro che mi spiano. Qua c'è questa, ma non posso usarla perché sennò uccido gente. Io ascolto quello che mi dicono, quindi. Come facciamo a passare adesso? Sembra che non possa passare. A meno che non riesca. No, devo andare per su. Così lo uccido però. Vabbè. Però se è video feed lost in realtà non vedono che sto uccidendo gente. Qua c'è ancora tutti, sto tornando indietro e ci sono ancora tutti morti. Au. Torniamo ancora indietro, siamo fuori. Di stare sotto coperta qua. Vedete che hanno due raggi d'azione praticamente. Mi ha visto la luce più che altro. Se io facessi così li vedo lo stesso. Visto quello in fondo. Mi vede questo qua che si gira però. Mamma mia, che mira che avete, ragazzi. Se facessi così. Ci sono un po' troppi. No. Posso fare così direttamente e finire la missione. Uccidono tutti, però. Però se c'è un video feed lost, in realtà non mi vedono. Anche se il tizio è contento che hai eliminato, non hai fatto tutti i termini del contratto. Effettivamente. I
danni collaterali degli ufficiali di polizia sono considerati inaccettabili. Ritorna a casa e preparati per la missione di domani. Stavolta siamo fuori dal nostro posto. Ehi, papà ha bisogno della medicina. Aiuta un vecchio veterano. Ho ucciso sei Cro-Mag, bastardi del Cro-Mag nella guerra. Ho dato la mia gamba per la guerra e te ne vai via? Me lo devi. Ho servito anch'io, non ho niente. I owe you nothing. Ho servito anch'io. Cosa? Con i Cro-Mags? Sembri un cazzo di Cro-Mag. Ho ucciso la tua famiglia. Cosa ci fa la tua gente a New Mecca? Si è un po' arrabbiato. Possiamo ucciderlo? No, una medaglia di servizio. Fammela vedere. Ehi, questa è mia! Me l'hai rubata! Oh oh. Mi sta distruggendo. Give it back. Dammela indietro. Qualcuno mi aiuti, assalto! Qualcuno sta assaltando un veterano. Grab the medal. È mia. Qualcuno mi aiuta. No, 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 non uccidiamo gente a caso. Mi stavo incazzando per distruggere la mia medaglia. Ok. Ciao. Eccoti. Qualcuno mi ha detto di darti questo. Sembra un film. Chi te l'ha data? Non lo so. Qualche tipo con degli strani capelli. Ha detto che di essere sicura di dartela. Quindi, posso vederlo? Non ora, non oggi. Non so neanche cosa sia. Ma sembra qualche tipo di film. Forza, fammi entrare. Non oggi. Che non sia una roba brutta. Ho aspettato tutto il giorno per te. Non adesso, va bene? Ok, bene. Ci vediamo dopo. Non insistere, che magari è una roba bruttissima. Di che cosa stai parlando? Sono troppo grandi. Dove pensi che li possiamo mettere? Era un film, veramente? È la stanza a fianco, tipo. I model trains. Ok, i treni modello penso che dirò. Cosa ne pensi di modelli di dinosauro? Pensaci, dude. Chugging along, pinging. Che se ne vanno avanti per prendere i passeggeri. I need another hit perché sono fattoni questi. E chi c'era prima qua dentro? Possiamo essere fratelli di treno. A tutti piacciono i treni. Qualcuno bussa alla porta. Merda. E se fossero la polizia? E se fosse il ragazzo della pizza? Wow. Lo rischiamo oppure. Sì, dai, rischiamola. Bene, intanto si sta usando il bong lì. Ah! È il tizio con i capelli stupidi, forse. Che cazzo? Ho sentito che c'è un party che sta andando qua. Con le piantine di là. Chi vuole fare festa? Tira un pugnazzo a uno. Forse è un po' troppo forte? E cosa ne dici te, eh? Ti piace far festa? L'ha legato, urca. Cos'è questa merda di musica? Avete qualche hard bass? Please stop, fuck you. Fermati per favore. Oh no, il tuo amico è. Ha smesso prima, ma tu ho solo iniziato con te. Ecco, ho un regalo per te. Au!
è un progetto in corso. Ma l'ultimo che l'ha presa non ha mai più parlato. Wow. Ah. Il tempo sembra andare molto più lento, non lo pensi? Fermo lì. Aia. Basta piangere. Non sono neanche arrivato alla carne. Putiri putiri oh. Dove è andato il tuo entusiasmo? Non sei un animale da festa? Forse non dovresti giocare con questa. No, non dovresti far sentire questa musica tutto il tempo. Mi dispiace? Non devi scusarti con me. E devi scusarti con il tuo vicino. Non lo sapevi che è un serial killer? Uno dei migliori, una cazzo di leggenda vivente. Quindi si sta riprendendo da solo. Non dorme quasi mai, per colpa vostra. Oh oh. Fortuna che non ho fatto entrare la bambina, ma nessuno vedeva questo. È successo tutto di là. Fatemi sentire.